guadagnare 4 euro al minuto. È davvero possibile? Ci sono dei video che dicono che esista un sito che paga questa cifra per rispondere a dei sondaggi. Ed oggi sono qui per testare se questa cosa è vera oppure no. Se questo format dove vado a testare business online e metodi di guadagno ti piace, fammelo sapere con un like e commenta consigliandomi altri business online da provare. Mi raccomando, prima di partire iscriviti al canale, per me è molto importante. Adesso partiamo. Il sito si chiama errorlab.com e mi viene detto che posso utilizzarlo sia da un telefono che da un PC che da un tablet. Il sito è in inglese, ma ci basta cliccare sul traduttore del browser, che solitamente è in alto. Clicchiamo traduci e possiamo tradurre tutto quello che ci viene detto. Per prima cosa ci troveremo in questa pagina iniziale dove dobbiamo iscriverci e quindi facciamolo. Adesso mi chiede se accettare o meno una challenge. In questo caso noi chiaramente la andiamo a accettare perché ci farà delle domande per conoscerci meglio e vedere quali tipologie di sondaggi metterci davanti. Quindi accettiamo questa challenge. Ci dice che solitamente ci vogliono 5 minuti per rispondere, quindi vediamo se anche questo effettivamente è vero. Innanzitutto dobbiamo mettere il nostro PayPal account, la nostra mail, e io la vado a inserire. Clicchiamo su continua e qui ci chiede quali lingue sappiamo parlare. In questo caso io andrò a selezionare inglese ed italiano, che da quanto vedo non è disponibile, quindi metteremo other e metteremo italiano. Eccolo qui. Chiaramente più lingue sappiamo e più lingue andiamo a inserire, più sondaggi ci verranno proposti. Proseguendo, qui mi chiede anche di inserire il mio numero di telefono compreso di prefisso. Essendo in Italia andremo a selezionare Italia, che ha un prefisso di più 39, e poi vado a inserire il mio numero. Ok. In questo caso adesso ci chiede di dove siamo, quindi qual è il nostro paese di origine, e noi mettiamo sempre Italia. Ci chiede anche la provincia di provenienza. Io chiaramente vado a mettere la mia, ma voi metterete la vostra. Ecco, questa sezione è molto importante perché in questo caso ci sta chiedendo se vogliamo ricevere test appena sono disponibili, ma se mettiamo no ci manderà solamente i test che riteniamo più opportuni noi. In questo caso, visto che noi vogliamo guadagnare il più possibile, mettiamo che siamo disponibili sempre a rispondere a sondaggi e quindi mettiamo sì e continuiamo. Qui mi chiede in quale genere mi identifico, io vado a mettere maschio, e qual è la mia data di compleanno. Continuiamo. Adesso ci chiede qual è il nostro livello di istruzione. Come abbiamo detto prima, più è alto il nostro livello di istruzione, più test ci verranno dati e più avremo possibilità di guadagnare. Proseguendo mi chiede anche qual è il mio lavoro. Quindi in questo caso io sono uno studente, ma se mettessi che lavoro magari un full time o un part time, dove lavoro tante ore, posso guadagnare di più, mi verranno proposti più test. In questo caso siamo corretti e rispondiamo che io sono uno studente universitario. In questo caso ci chiede anche se abbiamo avuto dei lavori in passato. Andiamo a inserire questa informazione e continuiamo. Qui mi chiede poi le mie skills lavorative, quindi dove posso essere più bravo o meno bravo, e chiaramente andiamo a inserire tutte e tre, così in questo modo avremo più possibilità di fare test. Eccoci arrivati anche in questa sezione che è molto importante perché ci chiede come facciamo soldi, quindi se da un salario, da uno stipendio, oppure dai contratti, oppure a livello orario, da dividendi, eccetera. In questo caso più cose andiamo a selezionare, più soldi facciamo, vale sempre la stessa regola, più andremo a guadagnare. Mi chiede poi anche quali sono i miei hobby, e in questo caso io andrò a mettere degli hobby abbastanza generici che possono prendere la maggior parte delle persone e che quindi vanno a simulare in maniera più pertinente la maggior parte delle persone potranno provare a fare questo test. Arrivati al 93%, quindi siamo praticamente verso la fine, ci chiede anche il nostro livello di utilizzo nel PC. Quindi in questo caso io andrò a mettere avanzato, voi in base a quanto sapete utilizzare un PC mettete. Ci chiede anche quante ore spendiamo ogni giorno su internet, e io devo mettere 6 o più ore, ma comunque voi mettete il vostro. Chiaramente più utilizzate internet, più test vi verranno dati. Infine ci chiede anche quali sono i mezzi, i device che andiamo a utilizzare. Io, avendo anche un tablet, li andrò a selezionare tutti e tre, e vige sempre la stessa regola. Finiamo la registrazione, 100%, sono approvato. Adesso ci porterà alla dashboard. In questo caso dovremmo trovarci già a primo test pagato, quindi io adesso me lo risolvo da solo e alla fine vi faccio vedere se effettivamente questo sito mi ha pagato oppure no, e vediamo anche quanto tempo ci metto.
Allora ragazzi, dopo un po' di tempo che aspetto, quel sondaggio dove avevo iniziato a rispondere, vi avevo detto che vi avrei fatto sapere, alla fine effettivamente non era un sondaggio pagato, ma è un sondaggio per avere semplicemente più informazioni su di voi, ma non vi pagano. Per avere effettivamente i test dovete aspettare che vi invino. Al momento, dopo diverso tempo, ancora non mi è arrivato nessun test da risolvere, quindi mi sono semplicemente iscritto, ho dato delle mie informazioni, ma di soldi ancora nulla. Quindi al momento io direi che si tratta di un fake. Ma se magari nelle prossime 24 ore, perché magari dalla registrazione dobbiamo attendere 24 ore, dovesse arrivarmi un qualche tipo di test, proverò a risolverlo e vi farò sapere nelle mie storie Instagram, quindi andate a seguirmi su Instagram, se effettivamente questo test è valido e paga oppure no. Spero di esserti stato utile e ti ricordo che nel primo link che ti lascio in descrizione c'è un business online che sta esplodendo in America, quindi vagli a dare un'occhiata. E noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video.